Lulù, a me dispiace che tu non pensi. Senti, Lulù, te lo dico per l'ultima volta. Perché tra persone che si rispettano e si stimano, troppe parole non servono. Le cose basta dirsele con le buone maniere. Buongiorno, professore. Hai capito, Lulù? Eh? No, perché se non hai capito, dimmelo che io te lo ripeto. Mangia tutti, sì, sì. Questo è per Giovannina. Questo è per Carlotta. Questo è per voi altri, eh? Buoni così. Piano, piano, piano. Mimì, dov'è Mimì? È Lulù che non ti vedo. Lulù? Non ti vergogni, dove ti sei cacciata, Lulù? Ma cosa c'è? Cosa succede? Venite su con la scopa, subito, prego! Ma che cos'è? Che cos'è? Ma questa è una vergogna! Io questo mese non pago lo stipendio. Tanto per cambiare, non pagate mai. Sono tutti pazzi qui dentro. Sempre la stessa, Piero, sempre la stessa. Lulù, dove sei? Dove sei, Lulù? Dove sei, Lulù? Dove sei, Lulù? Cosa fai, Lulù? A Parigi sei con Pippo Celestino. No, Celestino non può stare a Parigi. Chi può stare a Parigi? Ci può stare Gigi, grazie. Dove sei, Lulù? Cosa fai, Lulù? A Parigi sei con Pippo pur con Gigi. Benissimo, rimpentinzione. E dove sei, Lulù? Cosa fai? Oh, non si può mai lavorare un momento. Ciao, Cristoforo, non si può mai lavorare. Vengo, vengo. Ma guarda un po', avevo dimenticato Giulietta e Romeo. Ecco, anche a voi un po' di latino e buoni, eh? Ecco la borsa, andiamo. Sì, sì. Signor Tirà. Ecco, buongiorno. Oh, cosa c'è, cosa c'è? Cosa abbiamo stamattina? Terremoto, maremoto, peste petechiale? Sapete che cosa ho trovato nel letto poco fa? Cosa ho trovato? Mi interessa, mi interessa. Ho trovato un topo. Meglio un gatto. Un gatto al giorno leva il medico d'attorno. Non fate tanto lo spiritoso, capite benissimo quello che voglio dire. Era un topo, bianco e nero. A quadrettini? No, a quadrettini, a righe rosse e blu. Strano, a righe rosse e blu. Come la cravatta di mio zio. Scusate, è tardi, è quasi venerdì, me ne devo andare. Ah, no, no, non ve ne andate, non fate il finto tonto. Sapete benissimo quello che voglio dire. Era un topo, bianco e nero. Bianco e nero, coi baffi? E gli occhi come li aveva? Come volete li avesse, rossi? Si vede che ha pianto. Poche chiacchiere, è l'ultima volta che ve lo dico. O sgombrate la casa da tutte le vostre bestie, o io chiamo le guardie. Ma questa volta le guardie le chiamo io. In questa casa è ora di finirla, non funziona niente. Per esempio l'ascensore. Non funziona. Ma l'ascensore non c'è. Appunto, non funziona. Io sono buono e caro, ma ci tengo alla forma. Il dovere della donna è di rispettare l'uomo che la mantiene e la protegge. Giorno. Eh? Buongiorno, signor Cipriano. Giorno, c'è posta per me? Come sempre, signor Cipriano, 4 rose e 2 azzurre questa mattina. Profumate, profumate. Fagioli, verbena, violetta di Parma, ancora violetta di Parma, una notte d'amore, cipolla. Cipolla? Cipolla. Cipolla alla lacrimuccia? Sì, cipolla. No, me le mandate su più tardi, eh? Buongiorno, bella figliola. Buongiorno, signor Cipriano. Buongiorno, bella figliola. Buongiorno, signor Cipriano. Buongiorno, bella figliola. Buongiorno, signor Cipriano. Buongiorno, bella figliola. Buongiorno, bella figliola. Oh, cioè.
Come va? Come va? Buongiorno. Giorgetta, come state? Bene, grazie. E c'è posto per me stamattina? No. Strano, mi scrivono tante donne. Cinesi, inglesi, francesi. Le mani. Maria, ieri poi ho avuto un dispiacere per un'ottomana. Anche una turca? No, era il tappezziere che mi aveva mandato la fattura. Spiritoso. La vostra corrispondenza amorosa non mi interessa. Piuttosto cercate di far presto, sapete che vi si attende a quest'ora. Io sono pronto, fatto, così. Giorgetta. Il dottore vi cerca. Questa mattina è fuori della grazia di Dio, badate, è furioso. Oh, lui fa sempre così, è un tipo. Poi si calma. Non per niente siamo tutti e due fratelli di latte pastorizzato. Pastorizzato? Sì, le nostre madri compravano il latte alla stessa centrale. Cipriano. Dici a me. Cipriano. Dici a me. Proprio a te, vieni, devo darti una bella lavata di testa. Andiamo. Cosa fai, imbecille? Dico, la frizione, colonia, no? Massaggio al cuoio capelluto. Te lo do io il cuoio capelluto. Vieni. No, 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 caro, così assolutamente non possiamo andare avanti. Qui ognuno fa il comodo suo. Nessuno mi aiuta. Tu vieni quando ti pare. Io lavoro da anni a una scoperta biologica che non posso combinare niente. Perché? Perché qui c'è qualche mascalzone che mi ruba tutti gli animali che mi servono per gli esperimenti. E come se questo non bastasse, tu mi diventi ogni giorno più cretino. Ah no, Se non vuoi rispettarmi come fratello di latte, abbia almeno riguardo dei miei capelli bianchi. Capelli bianchi? Ma dove li hai? Due, uno qui, uno lì. Oddio. E sai cosa ti dico? Cambia sistema, Altrimenti ci rivedremo a Marsiglia. A Marsiglia? Vorrai dire a Filippi? Ah sì, lo so, ma io non ho il passaporto. Tu hai il dono di esasperarmi. Senti, invece di correre dietro a tutte le donne... Io non corro dietro a donne. Ah, no, no. Io vado piano. Vado piano perché c'ho il cardiopalma al cuore. Il cardiopalma al cuore. E poi io non corro dietro alle donne. No. Io vado cercando la musa. La musa? Che musa? Euterpe. La musica della musa. La musa della musica. Quella che ha ispirato Verdi, Beethoven, Rossini e Schopenhauer. Senti, io ti ho avvisato. E soprattutto, non correre dietro a certe infermiere. Se riesco poi a sapere chi è quel mascalzone che mi ruba tutte le bestie, gli taglio la testa. E dove la metti? Dove la metti? Vai a lavorare, imbecille. Quando io sono con te mi sento mezzo scemo. Allora stai meglio. Lavorare, lavorare, sempre lavorare. Mi hanno dato queste lettere d'amore. Lettere d'amore. Donne, donne. Credite, saranno lettere d'amore? Ma. Mi dispiace che io riceva lettere di donne? Non me ne importa proprio niente. Ma sono donne vere. Cipria, Cipria, amore, amore. Sensualità, sensualità. Io a casa ho il numero del telefono di tutte le donne di Parigi. Oh, tutte vostre amanti? No, no. Ho l'elenco telefonico. Lavorare, lavorare. Questa clinica non fa mai niente a nessuno. Willa! Lavorare, lavorare, sempre lavorare. Oh, Giorgetta, dimenticavo, devo mettere i bambini nel bagno dopo avergli fatto bere il latte, devo mettere il latte nel bambino nel bagno, nell'amido dopo... Dimenticate sempre qualche cosa. Oh, cipolla, cipolla. Oh, io adesso ho lavorato abbastanza, me ne devo andare perché ho un appuntamento alle 10 col mio editore, dal quale dipende tutta la mia felicità e forse anche quella della fanciulla che io amo. Ah, sì? Non esistete? Non domandatemi il nome.
Però vi posso mettere sulla buona strada. Comincia per Gior e finisce per Getta. Inviare la soluzione alla casella postale 198. Primo premio, elegante servizio di posate per 12 persone. Scusate, sono già le 10. Meno 30. Grazie signore, siete molto gentile, veramente gentile. Meno 20. Come? È difficile trovare delle persone così cortesi, meno 10. Grazie, grazie tante ancora. Meno 5, 4, 3, 2, 1. Abbiamo trasmesso il segnale orario delle ore 10. Cosa? No, un appuntamento con l'editore per le 10. Un momento, sedete là ed aspettate. Musicista? Sì. Anch'io. Signori? L'appuntamento era per le 10, adesso sono già le 1 passate. L'editore adesso sta facendo colazione. Sedete ed aspettate. Presto, il tè per il signor Marmont. Va bene, subito. Non abbiate fretta, pochi minuti. Adesso deve prendere il tè. Ma sono già le 5, l'appuntamento è... Vi pesa la lunga attesa, eh? Ma un bel dì vedremo questo fil di fumo. No, qui è vietato fumare. Scusate. Ehi, sono già le 8:30. Come passa il tempo. Ma adesso è proprio questione di secondi. Eccolo. Buonasera, signor Marmont. Hola, caro amico, come vai? Ma abbiate pazienza. Vi sembra questa l'ora di venire a parlare d'affari? Ma veramente l'appuntamento era per le 10. Ma sono le 8:30. Manca più di un'ora. E poi avrò diritto di andare a mangiare. Voi avete mangiato? No, io no. Vedete? E neanch'io. Giovanotto, fate una cosa. Andate a cena e ritornate domani mattina. Arrivederci. E voi rimanete qui? Sì, come sempre. Ah, buonanotte. €59.75. Ecco, signora, 13 lire la bottiglia. Buonasera. Avete del caviale autentico? Sì, signore. Ma Volga Volga? Come? Dico steppa steppa. Che? Occicornia, occicornia. Ah, capisco, il nostro caviale è di purissima qualità. Quanto al quintale? Ma veramente noi lo vendiamo a 780 franchi il chilo e non c'è nessuno che lo compra il quintale. Che tempi però, che tempi. Il pasticcio di fegato d'oca ne avete? Sì, signore. E salmone affumicato? Sì, signore. E tartufi bianchi? Sì. E wister? Ja. E Brinstein frisse strisse strash? Ja vol. Beh. Allora datemi mezzetto di autoformaggio. Autoformaggio? Sì, quello che cammina da sé. Ah, come ha? Che bel tipo questo pinzincagnolo. A me piace il formaggio che cammina da sé. 70 centesimi. Un momento. Alla cassa. Dico, siete sicuro che cammina da sé? Altro che, saranno 3 mesi che ha imparato a fare i primi passettini. Allora, a casa. No, è meglio che lo porti con me. Addio, pinzincagnolo. Ancora una parola e ho finito. Ecco. Hai finito? Sì. E voi, venite qua. Tenete questo. E adesso comincio io. Che tipito sarà mica presa per qualche osservatore. No. Oh, giusto voi. Oggi è venuto un signore a cercarvi. Ah, e mi ha trovato. Se vi avesse trovato, non stareste così bene. Un signore? E chi era? Un certo dottor Richard. Ma quello non è mica un signore, è un mio amico. Era furioso, vi ha aspettato tutto il giorno all'istituto. Gli affari. Scusate, madama, tenete questo. Me l'ha affidato una distinta signora, verrà a ripigliare più tardi. Buonanotte. Thank you.
Lo sai, cara, ho avuto da lavorare. Sì, non è colpa mia. No, no. Non sono stato né al tabarino né al varietà. Affari, affari. Su, buoni, fate la nanna. Ah, già. Se non avete un po' di buio, anche voi non potete dormire. Ecco, lo so, lo so. Dormite, che domani mattina vi sveglio io con la scolorina. Buoni. Oh, no, no, no. Non è mica questo il vostro posto. Nanna, su, tutte e quattro, da bravi, così. Sì, Vediamo. Oh, Lulu, oh, finalmente sei tornata. Me ne hai dati dei dispiaceri. Scende il sole, cala, cala, col capino sotto l'ala, ogni uccello che volò fa la ninna nanna. E chiusa è la casa, chiusa è la stalla, scende la notte, la fiamma traballa. Chi è? Apri! Non posso! Sono nudo! Non dite sciocchezze! Mi vedo dal buco della chiave! Siete vestito! Ma sotto sono nudo! Apri! O chiamo le guardie! Ma voi pensate sempre alle guardie, eh? Non mi vergognate la vostra età! Poche chiacchiere! Sapete che cosa c'è qui dentro? Cosa c'è, cosa c'è? Il frutto della vostra condotta! Banane, banane! Non fatelo gnorri! Il frutto della vostra dissolutezza. Me le ranette allora? No, il frutto della colpa. Fiche d'India. Ma che fiche d'India, si tratta di vostro figlio e lo volevate lasciare a me, eh? Ma io chiamo le guardie. Mica male, mica male. Buonasera, signorina. Andate a casa? Sì, ho finito il mio turno. Posso accompagnarvi? No, grazie. Mi dispiace tanto, solo per un tratto. Ve ne prego, non insistete. Come volete. E Cipriano si è fatto vivo. Ma io veramente non... Ah, no. Sono contento. Domattina appena arriva lo licenzio. Oh, dottore, non siate cattivo. Voi siete troppo severa con me e troppo tenera con quel Don Giovanni da marciapiede. Lo sapete. Egli vive nel fango di un quartiere malfamato. Alcol, tabaren, donne di facili costumi. Chissà che cosa starà facendo in questo momento. Sei veramente brava. Buona l'idea. Scende il sonno, cala, cala, col capino sotto l'ala, ogni uccello che volò fai la ninna nanna. Chiusa la casa, chiusa la stalla, scende la notte, la fiamma traballa. Quest'oggi niente posta per voi. E lo so, ieri non ho avuto tempo. Andate subito dal dottore. Perché sto male, sto male. Non sto mica male. Ah. Presto, che il dottore vi cerca. Mi cerca, mi cerca. Quello lì mi cerca sempre. Sentite qua. Oh, Giorgetta, venite a vedere una cosa. Ah, siete qui. Andate dal dottore che vi aspetta. E lasciamolo aspettare. Piuttosto, vi piace questo nuovo bambino? Dove l'avete preso? Ah, i bambini non si prendono. I bambini si fanno. Li fanno alle donne che mi amano e poi me le portano. Io al mattino quando esco domando alla portinaia, c'è posto i bambini per me? Vorreste dire che questo bambino è vostro? Mi assomiglia, mi assomiglia. Non mi sembra. Non vedete? C'è i calzini bianchi. Ebbene? Ce l'ho anch'io. Come si chiama? Napoleone. Napoleone? Ma non vi sembra un nome troppo grande per un bambino così piccolo? Ma coi bambini è meglio abbondare. Poi crescono così presto, la roba gli va subito stretta, Ciao, Napoleone! Vado dal dottore! Di, come si chiama? Com'è carino!
Avanti. Ah, sei tu, vieni qui. Cosa vuoi, cosa vuoi? Ascoltami bene, tu devi andare via. Credevo mi avessi chiamato. No, tu non devi andare via perché io ti ho detto di andare via. Tu devi andare via perché devi andare via. Hai capito? Ah, no. No? Sei licenziato. Ah, ecco, vedi, quando uno si spiega è a posto. Ah, ma allora mi scacci? Già. Così senza motivo? Il motivo c'è. Ieri sono stato a casa tua. Adesso so chi è che mi ruba gli animali. Chi è? Chi è? E sei tu. So in che ambiente vivi. So di una certa Lulu. No, ma Lulu... E con tutto ciò hai il coraggio di fare la corte a una delle mie infermiere. Non soltanto sei un ladro, ma anche un donnaiolo. Ecco perché ti licenzi. E va bene. Me ne andrò solo abbandonato in queste immense mentrompoli, senza un soldo. Ma non mi dispero, eh. No, no, non faccio scene. Non sono un scenografo. Me ne vado col sorriso sulle labbra. Così. Andiamo via, ma non devi prendertela così, su. Proprio oggi che ho avuto un figlio, Napoleone. E la buona uscita me la dai? La gran tinfiga me la dai? Neanche mezzo franco. Ma niente? Niente, a meno che... A meno che? A meno che... Avanti, su, là, fuori, rospo, alle, a meno che... Ho un'idea, vieni. Che ne dite, gli somiglia? Di faccia credo di no. E di profilo? Nemmeno. Io non ho nessuna antipatia verso di te. Licenziare, ti devo licenziare. Però se posso aiutarti mi fa sempre piacere. Tu adesso ti fai fare queste due iniezioni e ti guadagni 1000 franchi. Sei sicura che non mi farà male? Sicurissimo, non aver paura. No, perché io conoscevo un tale che si era fatto fare certe iniezioni e il giorno appresso è morto con tutta la famiglia. Proprio così, mangiarono dei funghi avvelenati, poi uscirono in automobile perché sai, si sentivano, brum, giù nel fiume. Morirono tutti annegati. Che famiglia disgraziata. No, no, gente seria. Non faceva mai le cose a metà. Cosa fai? Non aver paura. È un nuovo tipo di siero di cavallo. Adesso stai tranquillo. Fra 5 minuti faremo la seconda e tutto è in ordine. Quella che cos'è? La seconda? Non avresti un numero un po' più piccolo? No, no, caro. Questa è proprio la dose che occorre. Ma me la fai a rate? No, no, tutto in una volta. Come? È necessario, bisogna farla così, certamente. Stai calmo, stai tranquillo, non ti agitare. Fidati di me, stai tranquillo, lo sai. Guarda che è pericoloso. Non fare la femminuccia, Cipriano. Non fare lo sciocco. Cipriano, guarda che è pericoloso. Cipriano, non fare sfidati. Attento, non scappare. Storie. Ma cosa fa? Ma dove va adesso? Cipriano! Cipriano! Portiere! Portiere! Pronto? Sì, chiudete immediatamente tutte le porte! Nessuno deve uscire per nessuna ragione! Seconda iniezione entro 3 minuti. A Cipriano, chiunque lo trova gliela faccia immediatamente. Presto, mancano solo 2 minuti. L'avete visto? Da quella parte, è andato da quella parte. L'avete trovato? Non ancora. Presto, presto, per carità. Meno male che non l'hanno ancora trovato. Presto, presto, sopra. Iniezione, gliel'avete fatta. Presto, presto, figlio, parliela. Spiega.
sta zitto, scemo. E non sono mica stato io. Queste sono carte napoletane. Cosa volete? Io con quelle francesi non ci so giocare. Ehi, voi, vi sembra che abbia la faccia del cretino io? Ma così al buio non ci si vede bene. Poche storie, documenti, carte di riconoscimento. Ah no, quelle non ce l'ho. E voi? No, io nemmeno. In questo caso sono costretto a portarvi via. A meno che non conosciate qualcuno che possa garantire per voi. Se non è che questo, a lui lo conosco io. Già, va bene, ma è a voi chi vi conosce. Ah, io conosco lui. Oh, quant'è così, scusate. Buonasera. Buonasera. Una partitina? No, no, grazie. Un sigaro? No, no, no. Perché sei così triste? Cos'hai? Vorrei morire. Cosa me ne faccio della vita? Mi sarei già ucciso, ma non posso, perché sono immortale. Immortale? Hai mai letto quei cartelli dove c'è scritto chi tocca i fili muore? Beh? Io non li tocco. Quello che mi dispiace è che era cavallo femmina. Beh, non ci pensare più, vai. Vuoi un consiglio? Fai come ho fatto io, cerchi il conforto nel lavoro. Poco tempo fa ho aperto una tabaccheria e sono molto contento di quello che ho fatto. Viene molta gente? Ah, non lo so. Io l'ho aperto di notte e non ci ho trovato dentro nessuno. Un sigaro? No, no. Ah, perché tu tratti l'esportazione? No, questo è stato un lavoro straordinario. Generalmente io lavoro in cambi. Ah, agente di cambio? A titoli, borsa. Ma no, cambi i cappotti. Entro in un locale, lascio il mio e ne prendo un altro. Qualcosa ci si trova sempre. Oggi però mi è andata male. Sono andato proprio a capitare nel cappotto di un flick. Flick? Sì, di un poliziotto. Oh. Beh, non ci pensiamo più, vai. Ma dimmi un po', tu sei proprio al verde? Ah, non c'ho che questi 1000 franchi. Cosa? 1000 franchi? E con 1000 franchi hai quella faccia? Oggi sono uscito con questa, sai com'è? Avanti, vieni con me. Con 1000 franchi compriamo Parigi. Parigi? Sì, compriamo tutta Parigi. Va bene, però il pacco lo porti tu, Sì. Buona navigazione. Poca gente stasera? No, io non sono la guardarobiera, sono il padrone del locale. Ma no, domandavo se c'è poca gente. Ah, non me ne importa niente, figuratevi a me. Scusatelo, è un po' sordo, lui dice di no, ma è sordo. Il locale è pieno, vi divertirete moltissimo. E come mai ci sono così pochi cappotti? Cosa volete, la stagione? Qui bisogna cambiare mestiere. No, lì no. È una fatalità, ma in tutti i cappotti col bavero di velluto non ci si trova mai niente. Mettetelo vicino a quell'altro. Prego. No. Signori. Da un pezzo che non alberga più. E adesso? Quando un cielo scende la sera, il suo pensiero vola alla miniera. Brava ragazza! Champagne, whisky, liquori? Ma perché ti pigli? No, no, portami quello che era avanti col signore là. Benissimo. Ma... Zitto, Puoi forse farmi soffrire, scasinare. Mi diverti, Sì, un bel ambiente. Cranton rustico. Ma adesso cosa dice? Cosa dice? In questo momento racconta che la mamma del bandolero ha ucciso il pistolero. Willa!
Siccome però in cielo brilla una stella, allora il pistolero uccide. Cameriere! Con permesso, signore, con permesso. Chi uccide? Chi uccide? Ehi, chi uccide? Ma credo la sorella, signore. E la voce? E anche una bella donna. Si potrebbe farla venire al nostro tavolo? Ma non ve ne importa un cavolo. Figuratevi a me. È sordo. Cameriere, un'altra bottiglia. Identica. Smettila con quell'aria da funerale. Oh, finalmente è passata la melanconia, eh? No, pensavo a una storiella che mi ha raccontato 5 anni fa. Ah sì, raccontami. E chi se la ricorda? Piuttosto, puoi vedere che riesco a far venire la cantante al nostro tavolo. Signorina, volete favorire? Sì. Hai visto? Prego. Molto simpatico. Sì, anche voi. Mi offrite qualche cosa? Quello che volete. Ma perché parlate così piano? No, siete voi che parlate così piano. Ma io sono afona. Io sono orfano. Oh, mi dispiace, da molto tempo. E mia madre è morta prima che io nascessi. Oh, e come avete fatto a nascere? No, morendo aveva lasciato l'incarico a mia zia. Ti mordo pintato! Bravo. Poche parole ma espresse con molta chiarezza. E la mamina come sta? Pivotte, durà! Come, sai il russo? Di giorno no, ma la sera sì. E come mai? L'ho studiato alle scuole serali. A voi, signorina, la mia bicchiere! Galante! È bella questa collana! Me la faccio pure, poi me la riporto domani all'albergo, ballare. Come un pesce. Ma il pesce non sanno ballare. E io nemmeno. Allora venite, vi insegnerò. Speriamo di non farvi fare brutta figura, Ecco, prendetemi stretta per la vita e poi giratemi vorticosamente. Sì. È una parola. Ai! Ah! Mascalzone! Oh, fine! Sparpeggiare una donna! Guardate un calcio! Un calcio tremendo! Ma com'è stato? È stato? Così! Idiota! Ehi, vergogna! Prendermelo con un vecchio cadente! Vecchio cadente? Parla! A chi vecchio cadente? No, piuttosto caro. Poi, qui. Avanti. Ah, che la strada. Faccio vedere. È svenuto, tenetela. Come si chiama questa canzone? Si chiama Ti aspetto domani verso le 4:30 sotto l'orologio della stazione se non piove. Che bello. Cosa mi farete fare? Il macchinista!
Cosa c'è? Cosa c'è? Basta, andiamo. Adesso devo lasciarti, eh? Ci vediamo domani. Ma oggi è già domani. Allora ci siamo già visti, ciao. Aspetta che non ci arrivo così. Addio, eh. Fai la buona, eh. Addio. Andare benissimo questo qui, eh? Bravo un po', eh? Va bene, eh? Non costretto! Aspetta che ti do questo qui! Bravo questo, eh? Va bene questo qui, eh? Aspetta! Accidenti, ma allora ti sei ingrassato! Ti brava questo qui, questo! Guarda che bello che è questo qui, eh? Va bene, eh? Ma è ancora più stretto! Accidenti, ma sei un rinoceronte! Aspetta, ti do questo qui! È quello del fritto! Questo è bello, dire. Ti va bene? Questo va bene. Allora mi capisco. Chiella, perché di notte c'è in giro tanta gente disonesta, non si sa mai. Ma se incontro qualcheduno mica la tiro fuori. E perché? Bravo, e se me la rubano? No, no. Dici, siamo divertiti, eh? Però è un locale morto, c'è poca vita. Sì, ma non abbiamo speso niente. Questa è vera. Anzi, mi sei molto simpatico. Tieni i tuoi 1000 franchi. No, tu ti sei sacrificato per me. Ma niente affatto. Non li voglio. Facciamo una cosa. Facciamone due. No, signore, facciamone una sola. Cosa? Metà per uno. Metà per uno. Metà. Oh, sì, che ore saranno? Nell'orologio. Neanch'io. Perché ho un lavoretto alle 4 e non vorrei arrivare in ritardo. Come si fa? Vieni qua, bussa forte lì. Sì. Batti. Vergogna! Mi sembra questa la maniera di disturbare il prossimo alle 3:30 del mattino. Ma che 3:30? Sono quasi le 4! È inutile. Quanto è difficile trovare 2 orologi che vadano d'accordo. E allora? Allora, 3:30, quasi le 4, 3:15. Grazie tante. Buonanotte. Arrivederci. Tante io cose. Io devo andare. Sì. Al piacere di rivederti ancora. Speriamo, addio. Buon lavoro. Infiniti ringraziamenti. Arrivederci. Soccorso, S.O.S. Vanno a fidare di certa gente. Ma lui ha confessato? Non c'è poco da confessare, l'hanno trovato lì, con la rivoltella in pugno vicino al cadavere. Mio caro giovanotto, non dovete credere che io l'abbia con voi. A ognuno il suo mestiere, voi fate l'assassino. E io il commissario. Se non ci foste voi altri assassini, mi sapreste dire noi altri che cosa faremmo? Perciò io sento per voi un'immensa simpatia. Volete una sigaretta? No, grazie. Forse preferite un buon sigaro. Come questo? Quelli li conosco. Ah! No, ne abbiamo fumati tanti l'altra notte al tabarino. Sigari rubati nella tabaccheria in via Gatò 102. L'accusato confessa di riconoscerli a verbale. Scrivete. E adesso da bravo. Se rispondete bene a una mia domanda... Sarà promosso? No, vi farò dare un buon caffè. Diteci qualcosa intorno alla vittima. Io non la conoscevo mica. Benissimo, lui non la conosceva. Voi dunque dichiarate di non aver avuto nessun rapporto con quella donna.
No, no, signor commissario. Io ho avuto solamente un bambino da quella donna. Maschio o femmina? No, maschio. Assassino, confessa. A verbale. Se desiderate qualche cosa, ditelo pure. Un ristorino. Non so, due uova sbattute con un po' di cognac. Un petto di pollo con tartufi. Dove avete mangiato ieri sera? Sentite, io non voglio né petti di pollo né uova con cognac. Desidero solamente che me levate dai piedi questo signore. Mi indispone? Io ho il cardio, un palma al cuore. Poche storie, dove avete mangiato ieri sera? No, non ho mangiato. Da quanto tempo non mangiate? Da 8 anni. Con chi avete passato la serata? Solo. Quanto denaro avevate con voi? Neanche un soldo. Conoscete questo uomo? No. E allora, come si spiega che addosso a voi e a questa nostra vecchia conoscenza si sono trovati questi due mezzi biglietti? Dove li avete rubati? Non li ho rubati. Me li hanno dati perché ho fatto così. Sì, il nuovo siero dei dragoni a cavallo. Mio fratello di latte mi ha detto, ti licenzio, però se ti fai fare 2 iniezioni, ti do 1000 franchi. Io dico, sì, e lui fa, piglia e poi... Portatelo via. E allora, siate tanto amabile di spiegarci come mai manca un colpo nella vostra rivoltella. Quella rivoltella non è mica mia. Ah, no? No. E dove l'avete trovata, se è lecito? Nel cappotto insieme alle manette. Benissimo. Nel cappotto? Eh già, perché voi avevate addosso 4 cappotti. Ma questa è la mia rivoltella. Aspettate. Fatemi vedere. Ma questo è il cappotto che mi è stato rubato ieri! Ah, sì? Sentite, giovanotto, che voi siate un assassino non me ne importa niente. Che voi andiate rubando e uccidendo delle donne a destra e a sinistra non me ne importa niente. Ma il cappotto di un funzionario deve essere rispettato. E sentite quello che vi dico io. Sapete dove sarete fra 2 mesi? Fra 2 mesi? O luglio, agosto, al mare. No. Ai monti. Sulla ghigliottina. Ah no, eh? Ah no, no, non accetto. C'ho il cardio in palma io al cuore. E poi, il dottore mi ha proibito le emozioni forti. Ah, temete le emozioni, eh? Qual è il vostro dottore? Ma nei ristoranti in cui mangiate. Dove siete stato ieri sera? Perché avete rubato il cappotto? Dove abitate? Perché siete venuto a Parigi? Perché è stato a provocare la rissa del tabarino? Dove avete rubato quel biglietto di 1000 franchi? Quanti anni avete? Siete vaccinati? Siete riformati? No, credete a me. L'economia è giusta e santa in tutte le cose, tranne che nella scelta dell'avvocato. Se uno compra un quadro falso invece che autentico, beh, pazienza. Se acquista un'imitazione invece di un tappeto persiano, non fa male a nessuno. Ma l'avvocato no. Ah, l'avvocato ci vuole buono. Sì, è giusto, sono d'accordo con voi, ma 20.000 franchi... Ho l'impressione che non abbiate capito bene quello che ho detto. Per 20.000 franchi io vi garantisco la migliore delle assoluzioni, quella con applauso e trionfo dell'imputato. Certo, se vi accontentate di una soluzione semplice, spendete meno, ve la cavate, non so, con 15.000 franchi. Se poi volete una soluzione per insufficienza di prove, possiamo fare, non so, 10.000, ma vi conviene. E scusate, sempre escludendo la pena di morte, facendogli avere 6 o 7 anni di reclusione, quanto si spenderebbe? Ma dottore, Cipriano è innocente e deve uscire a testa alta da questa spiacevole avventura. Innocente, innocente, in ogni modo una lezione gli starebbe bene. Ah, siete cattivo, ma non importa, se vi dispiace tanto di anticipare questo denaro saprò procurarmelo io. Avvocato, voglio una soluzione con trionfo. Cipriano Doval. Chi è? Chiedono di voi. Ah no, che telefono, non più tardi, non ci sono per nessuno. La brama il prigioniero nella sua cella. Cos'è che brama il prigioniero nella sua cella? È facile, libertà. Libertà? Dunque uno, due, tre... No. Zuppa di pesce. Zuppa di pesce? Cosa, oggi è venerdì? Sì. A me la zuppa di verdura non piace, quindi... Zuppa di pesce. Beh, fate presto che il vostro avvocato vi aspetta in parlatorio. Aspetta, sì. Io sono qui. Mi raccomando, facciamo presto. Prima di tutto pensiamo alla pubblicità. Oh, giusto voi! Presto, vieni! Avvocato, io... Dopo, me lo dite dopo! Cominciamo con l'assassino! Guarda! Cosa? Non mi fate perdere tempo, Fate l'espressione di quando avete ucciso la vostra mano! Già. Sì, ma io... Niente! Su, la faccia dell'assassino! Presto! Ma io... Porca miseria! Non ho mica ucciso nessuno! Benissimo! Proprio l'espressione dell'uomo che sta uccidendo!
titolo di questa, Amore e follia. Oh, e adesso, giovanotto, sincerità e brevità. Perché avete ucciso la vostra amante? No, ma io non ho ucciso nessuno. Male, male. Come male? Se voi cercate di imbrogliare me, come faccio io a imbrogliare gli altri, giovanotto? Non dovete rubarmi il mestiere. Ma io sono innocente. Oh, ecco come si rovinano tanti ragazzi di buona famiglia. Sono innocente e vanno sulla ghigliottina. No. Ghigliottina, ghigliottina. Io... Voi siete colpevole, al resto ci penso io. Delitto passionale, artista fallito, ci mettiamo un po' d'alcol, qualche parente degenerato. Ci penso io. Voi dovete dire soltanto, io sono colpevole. Ma io non lo dico. Caro dottore. Finalmente, ecco qua l'assassino. Che ve ne pare? Beh, non c'è male, credevo peggio. Tipo di regressivo inferiore, cranio abnorme, labbra pendenti, bene, bene, bene. Prognatismo facciale, sguardo ebede, benissimo. È l'esemplare tipico del degenerato delinquente cretino nato. Sei bello tu, sei bello. Calma, guardate chi vi ho portato. Oh, Giorgetta, come mai? Chissà che cosa penserete di me. Oh, Cipriano, io lo so che tu sei innocente. Allora mi ami? E mi ameresti anche se mi condannassero all'ergastolo? Ma certo. Anche se diventassi un numero? Non so, per esempio, il 3725? Anche se diventassi il 3725. Anche il 450? Ma sì. Anche il 136? Mm-hmm. Grazie, grazie Giorgetta. Vedo che il tuo amore è disinteressato. Non badi a cifre. Mi dai un bacio? Dammi il rossetto che mi sporco le labbra da me. Basta ragazzi, voi state scherzando, invece c'è un grosso guaio. Fra poco cominciano le vacanze, le signore vanno via tutte, il nostro è un delitto passionale. E per avere il successo finale, l'aula deve essere piena di donne. Ci vogliono un sacco di donne. Beh, pazienza, rimanderemo a settembre. Voi farete qualche mese di più, ma vedrete il bel pubblico femminile che avremo. Tranquilla, per fortuna siamo alla fine. E quello che conta poi è l'atmosfera che io ho saputo creare. Guardate lassù, tutte le signore portano il cappellino alla Cipriano Duvall. Avvocato, una paura terribile. Ma nessun timore, sarà assolto. Assolto? Non so se sia bene, io credo che qualche annetto... Ma smettetela, non vedete come sono emozionata? Ma perché volete essere emozionati? Con quei giurati... Poi c'è un altro elemento in nostro favore, il presidente. C'è molta gente? Pieno così. E mia moglie, c'è mia moglie? No, non è in sala. Non è in sala? È strano, tutte le volte che mia moglie sa che io non posso muovermi, lei sparisce. Ma sarà. Oh, chi si vede? Cipriano, sono proprio contento di vederti. E io, figurati. Permetti, il mio amico Vetriolo, il brigadiere Tremolat e la guardia Casciavite. Piacere, il mio amico Cipriano Duval, le guardie Sente Cassì e Gianino. Come va? Dunque, tu finisci oggi, eh? Già, stasera si dovrebbe avere la sentenza. Speriamo bene. Come speriamo? Ma puoi star sicuro che diamine? Accidevoli, il tuo avvocato è fantastico. Ah, sì? E tu come va? Come va? Cosa vuoi così così? Capirai, il mio è un avvocatino giovane. Figurati, al suo primo processo. Emozionato, povero ragazzo. Io lo aiuto finché posso, eh. Capirai con la pratica che ho. Oh, questo è il mio processo d'argento, eh. Processo d'argento? Sì, è il mio 25° contatto con la giustizia. Ah, ad maiora. Grazie. Sì, sì, io sono il suo editore. La sua rivista andrà in scena fra un mese. Sarà l'avvenimento della stagione. Allora voi credete che sarà assolto? Oh, per me, io gioco sul velluto. Assolto, mi andrebbe bene. Ghigliottinato, meglio ancora. Chissà che pubblicità enorme. No, per me è necessario che viva. Mi piace, ha ucciso. Quell'uomo deve essere mio. Caramelle, gelati, caramelle, caramelle, gelati, gelati, gelati. La corte. Un po' di silenzio, per favore. Introducete l'imputato. Vi ricordo che è assolutamente proibito porgere cibi all'imputato attraverso le sbarre della gabbia e stuzzicarlo con ombrelli e bastoni. No. Ancora un'avvertenza. Dopo il verdetto, evitate di fare come l'ultima volta. Sì, noi ci intendiamo, eh?
con la scusa di portar via un ricordino vi siete buttati addosso un imputato. E prendi un pezzettino di qua e prendi un pezzettino di là, lo avete lasciato completamente nudo. Queste sono cose che non si fanno. Io gliel'ho detto. Ma vedrete che lo faranno lo stesso. Domando la parola. Voi avete sempre qualche cosa da dire. Avanti, cosa c'è di nuovo? Chiedo che il processo, almeno per quest'ultima udienza, si svolga a porte chiuse. Ma non hanno capito niente. Ho detto a porte, ma soprattutto a finestre chiuse. Qui dietro c'è una maledetta filatura d'aria che non mi piace proprio niente. Mi pare che l'imputato esageri. Sono più di 10 minuti che lo stiamo aspettando. Sì, il contratto è buono e finirò con l'accettarlo. Grazie. Ma c'è una piccola clausola che non mi va. Dovrei comparire in palcoscenico almeno in un numero. Vabbè. Ma sono stati gentili. Sì. In caso di condanna a morte sono esentato dal comparire. Sei fortunato tu. Io con tanti reati che ho commesso non ho mai avuto un briciolo di fortuna così. Oh, poverino. Vuoi lavorare nella mia rivista? Magari. Cosa sai fare? Niente. Niente? No. Proprio niente? No, no. Il posto c'è. Ah. Il regista. Sono per voi, signor Duval. Ancora fiori, sempre fiori. Al più simpatico assassino del mondo con tutti i miei baci, Sonia. Chi è? Una russa. Non c'è che dire. La donna russa è femmina due volte. È femmina due volte. Io se metto su casa voglio prendere una donna di servizio russa. Così a uno ne faccio fare la cuoca, l'altro ne faccio fare la cameriera. Se avete finito di aspettare. Sì, vengo subito. Dunque, caro vetriolo, fatti vedere. No, teniamoci in contatto. Volete i fiori nella gabbia? No, no, sarebbe di cattivo gusto. Mandateli in camerino. Toh, fatti comprare le caramelle, bambino. Ecco. Ma che bambino? Io non sono bambino, signore. Io ho 40 anni. Oh, allora comprati un paio di scarpe con i tacchi alti. Domando la parola. Ancora voi? Ma che cosa volete? Eccolo! Dunque, cosa dicevate? Non avete capito? Che cos'è che non avete capito? No, no, noi abbiamo capito tutto benissimo. Non c'è che un dettaglio che forse mi è sfuggito. Ma l'imputato è innocente o colpevole? Ma come? Non avete sentito quello che hanno detto i testimoni? La vittima si chiamava Lulù. Chiamava spesso Lulù? Provocò una rissa nel mio locale. Aveva addosso 1000 franchi falsi. Rubava gli animali, conduceva una vita dissoluta. Ha rubato il mio cappotto. Ha rubato il mio cappotto? Ha rubato il mio cappotto. Sì, ha rubato anche il mio cappotto. Sì, va bene, ma l'imputato è innocente o colpevole? Ma allora è inutile. Imputato, alzatevi. Non posso. E perché non potete? Sono già in piedi. Allora sedete. Ah, ecco. È venuta mia moglie. Secondo voi mia moglie è colpevole? Cioè voi come vi considerate, innocente o colpevole? Ma veramente, signor Presidente, voi mi mettete in un bel imbarazzo. Io? Come? Veramente non capisco. Cosa dice? Avvocato, no, non incominciamo con le insinuazioni. Nessuno vi contesta il diritto di suggerire le risposte all'imputato, ma è inutile farci entrare delle faccende di carattere esclusivamente privato. Dunque, siete innocenti o colpevoli? Sono innocente. Ma che innocente d'Egitto? Voi siete colpevoli! Mettetevelo bene nella testa, una volta per sempre. Avete confessato, i testimoni l'hanno provato. A luce meridiana tutte le circostanze sono a vostro carico. Voi siete colpevole. Ma quello chi è? L'avvocato difensore. Accidenti, bravo però. Basta adesso, la parola al pubblico ministero. Con la preghiera di essere breve. Più che breve, sarò telegrafico. Assassino confesso. Stop. Espressione ebete nasconde sguardo sinistro. Causale adotta difesa semplicemente ridicola. Sì, richiedo sì, pena ghigliottina. Saluti affettuosi. Arriverà giovedì, cordialmente, pubblico ministero. Hai sentito che tipo quello? 19 parole a 25 centesimi la parola, con 4,25 mi manda la ghigliottina quello. Meno male, facciamo presto. La parola alla difesa. Signori della corte, eccellentissimi giurati, anch'io sarò breve, sarò brevissimo. Voi avete innanzi agli occhi un artista illuso, un provinciale, un sognatore. Giunto nella città tentacolare non vide che il roseo della vita. Non ne concepì che il bello, non vide il male che si celava come un aspide nel roseo roseto. Trovò una donna perduta, la raccolse e volle redimerla. Si è molto parlato in quest'aula
di 4 cappotti rubati. Ma chi vi dice che egli non li abbia rubati per riparare dal freddo quella donna? Oppure lacerati in tante strisce per farne delle fasce per il suo bambino? Anch'io sarò breve, sarò brevissimo. Quella donna non gli fu riconoscente. Fuggì! E con chi fuggì? La spiegazione ci è data dalle parole di quella canzone in cui egli riversò tutta la sofferenza che straziava e che ancora oggi strazia il suo animo d'artista tradito. Saprà presto, va, mischia che tocca a te. Ascolta! Lulù, ove sei tu? Fate presto con quel pianoforte. Sei forse a Milano insieme a Gaetano? Oppure a Lione insieme a Gastone? O forse a Parigi te la spassi tranquilla, cinica e con un contegno veramente riprovevole insieme a Luigi? L'ultimo verso è un po' lungo. Ma che cosa importa quando c'è la salute? E poi i versi non contano. Bisogna sentire la musica. Sentite. Dove sei, Lulù? Cosa fai, Lulù? Cantate tutti insieme con me. Uno, due. Dove sei, Lulù? Del delitto la cerca dappertutto, nei locali, nei tabaret, nei locali malfamati, la trova forse insieme a Luigi, ha una rivoltella in tasca, perde il lume degli occhi, ragazzo fatti in là lasciami lavorare e spara. Il pubblico ministero è stato telegrafico, io sarò ancora più breve di lui, perché a me non basta che una sola parola, pietà. L'imputato ha nulla da dichiarare? Sì, io accuso. Ma cosa dite? Accuso 3-3 napoletana coppe. Ma no, vi chiedo se avete nulla da aggiungere a vostra discolpa. No, no, finora gli è sempre venuto il gioco a lui, a me non mi ha mai toccato una carta buona. Vai, tocca a te, forza. Hai visto? La giuria si ritiri per deliberare. Cerati. Cerati. Bella canaglia, bravo. Io ti auguro che mi condannino a morte, altrimenti... Su, coraggio, si muore una volta sola. Oh, vetriolo! E avanti, non esagerare. Tempo di dargli un salutino, una stretta di mano e vengo via subito. E com'è andata? Oh, figurati, 3 anni, una sciocchezza. Sì, ma ho già ricorso in appello e lì senza avvocato me la cavo benissimo. Oh, ma tu, ricordati della promessa, Senz'altro. Oh, bravo. Signor Duval, io farò di voi la persona più importante di Parigi. Signor Duval, venite un momentino qui. Scusami un momento, cara. Tanto oramai quello che è stato è stato. L'avete ammazzata perché vi ingannava? Beh, signor Presidente, lasciamo andare, va? Avete fatto bene. Avete fatto bene. La giuria! Sul mio onore e sulla mia coscienza, il verdetto dei giurati è il seguente. Al primo quesito... Cipriano Duval è colpevole d'omicidio premeditato? A unanimità più uno, sì. Al secondo quesito, Cipriano Duval aveva sia no diritto di uccidere, sia per legittima difesa, che per altre ragioni che qui non è il caso di esaminare? A unanimità? Sì. Beh, allora tutto è bene quello che finisce bene. Assolto, perché il fatto in certi casi non costituisce reato. Arrivederci e buonasera a tutti. Thank you.
l'avvocato difensore dietro. Non cominciamo con lo stupido scherzo di fare le corna dietro la testa. Volete dire qualche cosa ai nostri radioascoltatori? Volentieri. Prego, un momento. Sorridete. Fatto. Grazie. Sono molto contento di essere arrivato primo. Cioè, no, dico, di essere stato assolto. Spero di far meglio un'altra volta e tenere così alti il colore della mia squadra. Bravo, grazie. Ciao, mamma. Ciao, Ninetta. Ciao, Pierino. Stai buono, ne? Mia se il vostro Cipriano vi ha completamente dimenticata. Ma lui è padrone di fare quello che gli pare. Eh già, lo sapete che domani sera va in scena la sua rivista? Lo so, ma è inutile che m'offriate ad accompagnarmi. Io non ci vado. Siete gelosa? Può darsi. Eh già, beato lui, chissà come si starà divertendo in questo momento alle prove fra tutte quelle donne. Non dormite! Non dormite, occhi! Provando ancora 2 milioni di volte questa danza, deve riuscire perfetta. Avanti, da capo. No. Beh, che c'è? Le ragazze vanno bene. È la musica che non va. Allora, la rifaccio tutta. Ma tu sei matto. Tutto il pezzo. Tutto. A poche ore dalla rappresentazione. Faccio prestissimo. Vuoi vedere come faccio io? Il fucile, presto. Ma lascia fare a me. Cosa vuoi, un fox o una mazurka? No, io direi fox. Fox. Allora, due colpi. Attenzione. Al piano, Giacomino, se no la mamma si sveglia. Oh, vediamo un po' com'è venuto. Suoni mi do. Beh, come viene? Fa, è inutile. Le cose di dietro sono sempre state le migliori. Vediamo un po' com'è venuto. Dunque, su. Su. Com'è? Mi pare un po' lento. Un po' lento? Cambiamo velocità. No, è ancora un po' troppo lento. Ancora lento? Ma... Queste marce qua si ingranano sempre. Adesso va proprio bene. Ah, ecco, volevo dire. Sveglia! Un minuto, subito.
Bravo. Aspetta. Oh, dunque, qui siamo a posto. Adesso ci vorrebbe qualche cosa di nuovo, di originale, di mai visto. Vogliamo fare una notte a Parma? E come lo faresti? Guarda, tutto buio, esce fuori la soubrette. Da via i mazzolini di violette, sai, al pubblico. Ah, carino, ma ci vorrebbe qualche cosa di diverso dai fiori. Diverso dai fiori? Romanelli, carote, lattughe, cetrioli. Benissimo. Chiamatemi di fare. Buona idea, quadro vegetariano. C'è uno dai i sedani, l'altro i ravanelli, sale, pepe, olio, così il pubblico mangiando non ha tempo a fischiare. E non ne siamo a posto. Ma tu perché sei così melanconico? Ma sì, lo so. So che lo spettacolo andrà bene, ma c'ho un presentimento che mi debba succedere qualche cosa. Che c'è? Cercano di voi. Oh. Come va la voce? Benissimo. Guarda, dormono tutte. Ma dovessimo provarlo 2 milioni di volte, il quadro dei Ravanelli si deve fare. Ma siete veramente ignobile. Fra tutti i ricatti, il vostro è il più vile. Lo devo subire quanto? 10.000? No. Non si tratta di denaro. Io sono l'assassino e la mia coscienza si è risvegliata. Beh, facciamo 20.000. No, è più sveglia che mai. Beh, 30.000, di. Sbadiglia? Beh, comincia. Facciamo 50.000 e non se ne parli più. Rimettetela a letto e in punta di piedi senza far rumore. A voi. Speriamo bene. Ad ogni modo, tanti auguri per domani sera. Gingolò. Chi dice che a Parigi già da un po' è scomparso Gigolò, vi racconto una bugia. Bugia senza pudor, parola mia dolor, parola mia dolor, come sopra. Nella notte di tempesta a Parigi ancora esiste Gigolò bello e robusto, che è l'amor di Gigolè. Gigolò bello e robusto, che è l'amor di Gigolè. Se c'è ancora chi non lo sa, Gigolò bello e robusto, solo moi. Piccola Gigoletta, legata forte a te, stanotte la vita è più bella con me. Cosa importa se il mondo non gira, questa danza m'attira, a per te voglio morire. Se ti bacio me ne presti 5 lire. No, vedi come sei. Io non fumo, io non dormo, io non mangio lumache, io non sono un mucchico, sono il povero apache. Io sono l'apache che con te danzerò. Gigolè, gigolò, promenade. Se non sbaglio qualcuno ha fischiato, il mio treno è arrivato e la vacca è passata. Tu che dici a Marcantonio Cleopatra? No, vedi come sei. È la ronda, siamo fritti, vi saluto, buonanotte nella triste casetta. Strazio dell'anima. E c'è la mamma che aspetta. C'è mamma che aspetta, che dice così. Gigolì. Tutto pronto lì? Sì, benissimo. Sì, Mario. Questo è il momento buono, vai sul palcoscenico, voi due su in galleria. Un momento, quando io faccio questo segno buttate giù i manifestini. Si è risvegliata. Cosa? La coscienza. No. L'assassino sono io, lo voglio dire, tutto il pubblico lo deve sapere. Per carità, voi glielo dite, vi darò ancora denaro. No, si tratta di denaro, ma che... È un caso di coscienza. Chi è l'assassino? Sono io, lo voglio dire. No, per carità. Lo voglio dire, siate gentili. Lo voglio dire. Signor assassino, fatelo per l'amicizia. Thank you.
Presto, ragazzi, in cena! L'avvenire di un assassino per bene. E io che avevo pensato ai vegetariani. Andarono verso la felicità. Thank you.